Ehi ragazzi, ben ritrovati da AndreaLink91 e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Ovviamente Link Evolution, dato che è uscito quest'anno a marzo, non vedevo l'ora di giocare questa nuova iterazione di Yu-Gi-Oh! Più che altro perché si possono rivivere le avventure della storia, dell'anime e del manga, ma più dell'anime che del manga, quindi direi di cominciare. Forza, allora abbiamo campagna, tutorial e sfida duellanti che è bloccato, quindi facciamo campagna. Abbiamo tutte quante le serie fino a V-Reigns, o V-Reigns, non so come si legga perché non gioco Yu-Gi-Oh! Da 5Ds, neanche ai videogiochi, quindi ho giocato un po' a Duel Links, ma non più di tanto, quindi direi di cominciare dal primo Yu-Gi-Oh! Abbiamo diverse sfide, vedo. E poi vabbè, questa è l'iconica Yami contro Yugi. Cominciamo. Vabbè, Yami nel senso di... il vero nome del faraone è Atem, però... ci si riferiva a lui come Yami. Beh, la storia di Yugi comincia al liceo di Domino, dove i Duel Monsters, il gioco di carte più famoso al mondo, era in pieno svolgimento. Yugi era il miglior duellante e il suo amico Joe voleva disperatamente imparare a duellare con lui. Ehi Joe, svegliati, è il tuo turno! È così carino quando penso. Vabbè, qua proprio ship subito per le Fujiyoshi. Ehi Tristan, Yugi mi sta insegnando a giocare Duel Monsters. Yeah! Dolce Monsters? Duel Monsters, caprone. Mi ricordo ancora le battute del primo episodio, l'avrò visto 10.000 volte. Yugi è un esperto, forza Yugi, duelliamo! Ok, qui adesso si carica il duello. Yeah! Ho fatto un po' di tutorial per capire come evocare i pendulum ed è una stupidaggine pazzesca. Io chissà che mi pensavo che roba era, giocare con i pendulum invece è semplicissimo. Duella, draw phase. Sì, in realtà adesso a quanto pare chi inizia il duello non pesca durante la draw phase. Beh, un po' capire perché. Posizioniamo il mostro, evocazione. Evocazione, qui. Ma devo posizionare. Ah, posiziona. Ah beh, pensavo evocazione, dice sai, si evoca, primo turno. Ah, perché 2000 in difesa. End phase, vai. Vabbè, comunque sia, dai. Lui ovviamente evoca un mostro di livello debole. Vabbè, in pace fiammeggiante non è mica cotica, eh. Però noi abbiamo più difesa e quindi lui prende danno perché non sa giocare, ovviamente. Abbiamo un richiamo. Hai sopravvissuto il tuo primo attacco. Hai. Italiano. Giochiamo una magia. Attivazione effetto. Guadagno 200 punti d'attacco. Posizioniamola. Richiamo del posseduto. Allora, a questo punto scambiamo il drago abitante della caverna in posizione di attacco. Evochiamo evochiamo il cannone qui, cagnolone. Attacchiamo col cagnolone. Vai, Battle Phase. Yeah. E se l'avversario non ha mostri in campo, possiamo attaccarlo direttamente e fargli un bel dannozzo ai life point. Ah, sicuramente dopo ci faranno evocare il drago schianto gravitazionale. Ah, ma questa è nuova. Non è tanto vecchiotto il drago schianto qua. Ok, evochiamo il mostro qui. Ah, solo un tributo. Allora il drago... il drago... perché il cane? Ma è il drago! Allora, vai, corsa avventata. Ma corsa avventata veramente no su di lui, scusami, eh. Ah, attivazione effetto, bene. Quindi mandiamo una carta magia al cimitero e possiamo distruggere uno dei suoi mostri. Perfetto, ok. Sì, così rievochiamo appunto il cagnolone. Con il richiamo del posseduto. Attiviamo anche corsa avventata a catena. Dato che è una carta magia rapida possiamo farlo. La mettiamo sul dragone. Ragazzi, proprio andiamo in battle phase e lo distruggiamo. Oh, e così lo annientiamo. Molto molto facile. Già finita? Questa carta è troppo potente, mi ha spazzato via! Mi dispiace, Joy. Mio nonno possiede un negozio di carte, magari ce ne regala qualcuno. Allora, che abbiamo? Nuovo deck di Joy, premio carta. Ok, corsa carta distintiva.
distinta forse. Avrete notato ovviamente che la scritta è verde, quindi si compenetra col green screen, ma non fa nulla. Quel pomeriggio Yugi e i suoi amici andarono al negozio del nonno. Vuoi vedere la mia carta rara? Ok, va bene. Drago bianco, chi blu, che non era mai questo l'artwork, uno dei primi. Questa carta non ha prezzo e neanche attacco e difesa, a quanto pare. Ecco perché è così rara. All'improvviso si presentò Seto Kaiba. Ma hanno i vestiti... meglio, l'outfit. No, vestiti che è? Outfit. L'outfit è della saga di Duel City, se non erro, e non erano mai così all'inizio del gioco, però non ci si sono sprecati. Anche dopo Duel City, post Duel City questi sono. Posso pagare qualsiasi cifra per quel drago bianco, vecchio sciocco, dammelo! Però invece no, sfida il nonno a duello, il nonno perde la sua anima. No, non perde ancora l'anima, quello avverrà dopo. E abbiamo fatto un duello, io ho vinto e lui ha perso. Ora ha preso il suo drago come vittoria e lo faccio a pezzi. La carta più preziosa del nonno! Maledetto! Adesso io e te duelleremo! Perché devo vendicare l'onore di mio nonno! Yugi, ho costruito questo deck! Ho messo la mia anima dentro queste carte e ti ho insegnato tutto quello che so! Tu non mi hai insegnato nulla, ho imparato da solo a duellare! Ho perso tipo 30-40 partite durante le ricreazioni a scuola, in scuola media ovviamente, perché vabbè, quell'anno andavo alle scuole medie. Comunque sia, preparati a duellare! Storia deck, non ho il deck mio. A parte che, a che serve giocare con un deck che ti prepari tu? È bello vincere con il deck della storia, perché fa schifo. Il deck di Yugi, ragazzi, è di una penosità improponibile. Sì, mo ci mettono mezz'ora a selezionare. Inizio per secondo, almeno pesco. Ho 6 carte in mano, almeno, anche inizia lui. Lui chi mi potrà evocare? Signore dei draghi subito? Con subitissimo... Ah no, lui inizia per secondo, quindi inizio io per primo. Vabbè, posizioniamo il cerchio in Kantat. E posizioniamo anche lui. Vai. No, ti lascio la mano. Prego, va di lei. Peccato, però inizia per secondo, pensavo che iniziavo io per secondo. Forse non è illuminata? Vabbè. Hai evocato un mostro, vuoi attivare l'effetto? No. Ah, è vero, quella è evocazione speciale. Vuoi attivare l'effetto? No. No, 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 no. Bene, tranquillo. No, attacca, attacca, attacca. Sì, purtroppo ragazzi ogni volta chiede se vogliamo attivare l'effetto. Ti trovi nella main phase, vuoi attivare l'effetto? No. Ok, ora tocca a me se ce la facciamo. No, non attivo nessun effetto. Vuoi attivare? No. Dai, allora, posizioniamola. Ragazzi, sapete che succede? Non so se qui il computer è stupido come negli altri giochi, ma praticamente ogni volta che tu posizionavi un mostro coperto, loro te lo attaccavano e se era... E questo ovviamente adesso è uguale, no? È la stessa difesa degli altri. Dell'altro, voglio dire. Ah, però io mi sto tenendo... Cavolo! Blocca difesa, ok. Oh! Ci prende un po' di danni, ma non fa nulla. No, no, no. Oh, snap. Mi attacca con quello più forte, mica scemo. Ma mi attacca, ovviamente. Altri 200 danni. Allora. La cosa da fare ora sarebbe buco nero. Ma... Oh, no, no, no. Andiamo con l'anfora. Così pesco altre 2 carte. Anfora della verità che mi permette di pescare 2 carte aggiuntive. Allora, a te ti posiziono. E... Vuoi attivare l'effetto? No. Perché adesso con Sangan, se, quando viene distrutto, posso evocare un mostro speciale, ovviamente. In posizione di attacco... Allora, ah no, attacco 1500 inferiore. Giusto, dal tuo deck alla tua mano. Ah, è vero, non era questa quella che me lo faceva evocare.
Vabbè, attaccamelo. Perfetto. Attivo l'effetto, sì. Un altro soldato di pietra. No. Exodia? Andiamo con Exodia, vai. Allora, attivo carità graziosa. No. Una volta si chiamava gentile. Abbiamo guardia perdente. Ok, abbiamo mostro resuscitato. E abbiamo dragolato. Allora, scarto guardia perdente e il mostriciattolo qui. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Dovevo fare un'altra cosa. Però va bene. No, no, dovevo scartare il mago nero. Però continuiamo, continuiamo. Vediamo dove arriva. Oh, cavoli. Vabbè. Mi distruggi cerchio incantatore. Eccolo, eccolo, arriva! Arriva! Va bene, ci prendiamo un po' di danni, non fa nulla. Non fa nulla. Ciao, buco nero! Oh, ecco il tuo drago bianco! In attacco! Qui! E poi eccolo che arriva! Ush, baby! Che bello! Evochiamo pure questo, vabbè, insomma. Boh, attacca lui e me lo fa fuori in un nanosecondo. A meno che non è furbo e non mi attacca. Dipende, si sarà infurbito il computer? Devo vedere, perché prima non si è infurbito. Ha fatto solo che, dato che poteva distruggermi un mostro, mi ha attaccato quello coperto, no? Pensando che fosse più debole. Vediamo se ora la cap... Perfetto, sì, a volte fanno queste giocate da 3000 di quoziente intellettivo. Allora, no, non l'attivo ora. Potrei evocare il mago nero, ma sarebbe stupido da parte mia. Come sarebbe stupido attaccare con Zanna d'Argento. E infatti ci andavo pari, vedi? Meglio fare piccoli dannetti, ma consistenti. Perché prima se attaccavo con Zanna d'Argento andavo pari e non facevo nulla. Ma perché? Vedi che è stupido? Pur di distruggermi Zanna d'Argento! Vado nella battle phase. Ah, ok. Non perde. Cosa? Scusami. Ah, quello aumentava i life points. È vero. Va bene. Più che altro volevo pescare Exodia e fargliela pagare in questa maniera. Fargliela pagare, insomma, vincerla in questa maniera. Devo pagare. Allora, vediamo un po' se è un mostro. È un mostro normale. Ci chiamo Cuore del Perdente. Dai, dai, gli altri due pezzi di Exodia, dai. Dai, teschi schievocato. Teschi schievocato. Elfo mistico, ragazzi, ragazzi, dai che arriva. Oh, demone cornuto, dai che arrivano le altre gambe. L'altra. No, perché ha due spade rivelatrici? Ma sei scemo? Allora, questa, ragazzi, sarà una vittoria stupenda. Perché? Perché userò la mia carta preferita per vincere. Non ora, turno dopo. Dopo vedrete qual è la mia carta preferita di Yu-Gi-Oh! Da quando la trovai ultra rara. Scarta dalla mano? È vero, più di 5 carte non si possono. 3, 6, 5, non mi ricordo. Qua dice 6. Bah, va bene. Ok, abbiamo Kuriba. Se quello è insetto mangia uomini, Kaiba. Io ti distruggo, proprio ti disinstallo la vita. Ah, bene, mago delle acque. Teschi evocato! Tuono demoniaco! O come si chiamava l'attacco, non mi ricordo. Life points e il tuo avversario sono ridotti a zero. Teschi evocato è la mia carta preferita da sempre. Kaiba, tu giochi solo per il potere, è per questo che hai perso.
Ma se giochi con il cuore, non c'è niente che non potrai fare. In realtà, nell'anime e anche nel manga, devi vincere solo grazie al tuo culo e alla tua bravura. Non esiste il cuore delle carte. Comunque sia, la notizia che Yugi ha sconfitto... Yugi, un signor nessuno, sconfigge Kaiba. La notizia si diffonde e arriva da... premio carta. Ehi! Buono! Signori, direi di poterci fermare anche qui per questi primi due duelli, perché poi inizia la saga dei duellanti, il regno dei duellanti, quello vero e proprio, no? Questo è l'incipit, questo è Kaiba. Cosa? Ah, duello invertito? Posso giocare con Kaiba contro Yugi? Allora, scusami, facciamolo. Storia del deck, con il deck della storia. E se lo batto anche così? Allora, facciamoci anche questa invertita e poi mi fermo. Allora, vado con questa. Che palle, vincono sempre loro. Secondo... Ah, ecco perché lo mette da lui. Ok. Giusto, è giusto. Kaiba, hai un deck che fa schifo. Guarda, io sono sicuro che mo prenderà la carta, quella che mi ruba il mostro. Un'altra spada liberatrice. Andiamo! E andiamo allora! Dopo tanto, dopo 5 lotte a vuoto, Yugi muto rimane muto, giustamente. Ush, baby! Il deck di Kaiba fa schifo comunque, eh? Ah, mo c'ho lui, c'ho il deck di Yugi! C'è il deck di Yugi! E anche un nuovo duellante! Oh yeah! Quindi vale la pena fare i match invertiti. Bene, allora nel prossimo episodio affronteremo l'ultima grande falena e anche... Ah, c'è lei, c'è Mai... E poi c'è Mako Tsunami. Insomma, ci sono un po' di personaggi interessanti, ma li vedremo nel prossimo episodio. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e spero che vi sia piaciuto e spero che questa nuova serie possa interessarvi. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.